Vi spiego come si è svolto questi motivi. Il ministro Roberto Pinotti, che ringraziamo, ha accettato di confrontarsi con noi sul tema dell'innovazione. Innovazione intesa a 360 gradi, un po' come era questa giornata, innovazione con uno sguardo sul mondo. Ho letto di recente un bellissimo articolo che parlava della nostra generazione come all'incrocio di un mondo nuovo. E allora Roberta Pinotti ci racconterà un po' come sta cambiando questo mondo, come cambierà questo mondo nei suoi rapporti dopo gli ultimi fatti di attualità, e visto che ne abbiamo parlato anche a lungo questa mattina nei tavoli di lavoro. Se ci sarà tempo, Roberta Pinotti risponderà anche a 3 domande di ragazzi che si sono prenotati tramite il nostro sito, che sono Federica, Fabio e Marco, che inviterei a venire qua nella prima parte del palco, e lascio la parola al ministro. Grazie. Intanto permettetemi, avendo un po' di esperienza politica, di dirvi, e anche amministrativa, di dirvi che un evento come questo, anche se ho sentito soltanto gli ultimi interventi, quindi pochi, ma già da quei pochi si è capito la qualità di questa iniziativa, quindi complimenti ad Alessio, complimenti a Benedetta, complimenti a Davide, perché hanno organizzato una cosa di altissimo livello. Io, prima di fare uno sguardo, di arrivare a uno sguardo sul mondo, mi ero preparata venendo qua, pensando a che cosa dirvi, pensando al luogo in cui fate questo evento, che ho avuto modo di annusare un po' prima di entrare qui e di farlo spiegare. Molto affascinante poter recuperare un luogo che è stato così importante dal punto di vista del lavoro e riadattato su quello che può essere lo sviluppo del futuro. E anche rispetto al tema, cioè come avete collegato l'innovazione comunque alle possibilità di futuro a 360 gradi. Allora, a me piaceva raccontarvi un po' di come la difesa, che è un mondo che si è un po' difeso dall'esterno, no? Cioè, ha cercato per certi aspetti di rimanere, di non essere completamente conosciuto, a volte perché ci sono motivi di sicurezza e quindi non deve essere completamente conosciuto, ma altre volte un po' per una separatezza che si è creata fra il mondo delle forze armate e il mondo dell'esterno. Come invece io abbia cercato in questi quasi 3 anni di spingerlo il più possibile ad aprirsi all'esterno e di dire all'esterno: guardate quello che sappiamo fare. E di che elementi positivi questo sta dando proprio in termini di innovazione. Vorrei partire da un esempio, visto che nel rimprovero che mi è stato fatto in realtà era contenuto anche un complimento, perché è vero, dal punto di vista dell'azione che abbiamo fatto in questi 3 anni, quello che era un elemento considerato inamovibile, cioè la difesa, ha molti beni che non servono più alla difesa, ma che non si riesce a trovare il modo di passarli agli enti locali o comunque a funzioni che possono essere utili alla collettività. Finalmente questo, che per 15 anni era un elemento inamovibile, si è messo in moto, e in questi 3 anni 350 immobili che non servivano più alla difesa sono dentro a progetti, o col federalismo demaniale o su altri progetti che devono essere fatti per i comuni. E questo è una soddisfazione notevolissima. Abbiamo messo in fila gli strumenti che servivano, non era facile, se no l'avrebbero fatto anche altri. Abbiamo messo in fila tutti gli strumenti che servivano, dagli incentivi ai comuni, agli incentivi alla difesa stessa, e finalmente un patrimonio immobiliare importantissimo, che può diventare fondamentale per la riorganizzazione degli spazi urbani, si è messo in movimento. Quello che non serve più alla difesa, ovviamente quello che ci serve ancora lo otteniamo. E questo è stato fatto anche con l'esempio. La prima cosa che ho deciso da quando sono diventata, ho avuto l'incarico del Dicastero, è stata quella che l'alloggio del ministro della difesa non serviva, perché io posso stare tranquillo, diciamo, gli spazi dove accogliere le autorità straniere ci sono al ministero, non occorre farlo nella propria casa, e quindi io preferisco stare in 50 metri quadri dove sono sempre stata. Però esisteva una villa molto bella, Prati, che era l'alloggio della difesa. Per dare l'esempio, io ho detto: questa villa non serve, la mettiamo in vendita.
e per la prima volta l'abbiamo fatto il rogito la settimana scorsa, un'amministrazione è riuscita a vendere un proprio bene e quindi abbiamo venduto, ho dato l'esempio. Ho reso abbastanza coatto per molti altri ufficiali perché ho lasciato gli alloggi di rappresentanza ai massimi vertici, ma altri 54 che li avevano invece non li hanno più. Nel senso, sono partito dal mio esempio, ma poi ho fatto anche un'imposizione legislativa perché non ci fossero, diciamo, in un'epoca in cui dobbiamo certo avere quello di cui abbiamo bisogno, ma non dobbiamo dare esibizione di uno sfoggio, diciamo, di beni, pensavo che fosse un segno di sobrietà importante. La seconda cosa che vi voglio raccontare è che innovazione si può fare anche dalla spending review. Dopo la questione degli alloggi, a cui ho detto ai militari, secondo me, vi ho detto, non secondo me, nel mio obiettivo di programma vi dico che questo è un obiettivo patriottico, proprio per spiegargli che per me era molto importante su questo ci si mettessero. L'altro elemento che ho visto era l'utilizzo dell'energia e lo spreco complessivo che veniva fatto dell'energia da due punti di vista, cioè contratti molto diversificati e quindi in questo senso risorse eccessive che venivano utilizzate o spesso poca attenzione a quella che era una costruzione di edifici che tenessero conto di quello che deve essere l'efficientamento energetico. E allora ho chiesto su questo di fare uno studio per farmi una proposta per trasformare queste cose e nel mandato che ho dato a chi ha fatto questo studio ho chiesto anche di essere il più creativi possibile. Mi è stato presentato poco fa questo lavoro, molto interessante, abbiamo la possibilità di fare risparmi molto significativi, introducendo tutta una serie di innovazioni e utilizzando anche gli strumenti che il governo ha messo a disposizione, per esempio per l'efficientamento energetico, quindi potendo utilizzare anche tutta una serie di vantaggi che vengono date da leggi che ha fatto il governo stesso. Ma la cosa più interessante è che noi faremo partire un progetto di produzione di energia dalle microalghe. Noi abbiamo degli spazi molto grandi come difesa, quindi è una cosa fattibile, e daremo vita, è stato ovviamente fatto questo studio insieme all'università, però partiamo con un progetto in cui si possa produrre energia attraverso appunto le microalghe. Lo dico perché dalla difesa, nella storia di questo paese, spessissimo sono venute innovazioni che poi sono servite a 360 gradi. E lo sviluppo comunque di capacità che inizialmente partono da esigenze che possono essere delle forze armate, sempre più devono diventare capacità che invece diventano funzionali a tutti. L'utilizzo di microalghe è un utilizzo che noi stavamo già facendo in un'altra startup che abbiamo fatto come difesa per quanto riguarda le bonifiche. Voi sapete che noi abbiamo dei poligoni dove poi non più utilizzati bisogna fare le bonifiche, abbiamo utilizzato anche in quel caso delle microalghe che dimostrano, delle piante, scusate, no, in quel caso non microalghe, delle piante attraverso le quali tu riesci a bonificare il terreno in modo, diciamo, che non produce nessun effetto negativo, anzi. Ma per raccontarvi alcuni degli altri esempi che ho visto che mi sono sembrati molto significativi, come difesa abbiamo proposto a tutte le amministrazioni dello Stato di costruire una matrice della ricerca. Perché? Perché ci siamo resi conto che ogni ministero individua delle necessità di ricerca, ma spessissimo non le condivide, quindi ciascuno parte e va a cercare il suo pezzetto, ma tu hai poi una piccola parte, diciamo, di risorse di ricerca che riesci a mettere. Nello stesso tempo, cosa abbiamo fatto? Quindi noi abbiamo detto a tutte le amministrazioni, individuiamo tutte le cose che ci servono, perché la polizia avrà bisogno di fare ricerca su una certa cosa, l'ambiente su un'altra cosa, individuiamo quali sono tutti i settori di ricerca, intrecciamoli su tutti coloro, quelle che sono le eccellenze rispetto a questa ricerca e facciamo nascere dei progetti che, proprio perché mettiamo insieme tutte le amministrazioni, hanno una capacità anche finanziaria molto più significativa e evitiamo di fare delle duplicazioni o di andare a ricercare tutte le stesse cose. Anche questo è un progetto che è partito da un ragionamento che abbiamo fatto con il sistema di difesa, che abbiamo esteso a tutte le amministrazioni. Ho visto, prima di entrare, che avete in questo luogo avete una macchina della pasta fatta negli anni 20 o negli anni 20 o 30,
e vicino c'è un laboratorio di ricerca per i droni. Allora, parlando di questi, noi come Italia abbiamo un'esperienza sugli aerei a pilotaggio remoto che è un'esperienza, direi, la più longeva per quello che riguarda i paesi europei. Cioè, noi già nel 2003 abbiamo messo a punto un sistema per far volare nei cieli gli aerei a pilotaggio remoto. Questa possibilità, che l'utilizzo dei droni è un elemento importante nella difesa, e capite perché, ma il futuro dell'aeronautica per moltissime cose potrà utilizzare i droni. Un lavoro che noi stiamo facendo insieme alla Piaggio, che è più una HH, che è un drone, è un aereo che era il P-180 trasformato in un aereo a pilotaggio remoto. In realtà noi immaginiamo che certamente potrà avere delle funzioni militari, ma potrà avere delle funzioni per quello che riguarda l'ambiente, per quello che riguarda i beni culturali, ma forse per quello che riguarda anche il Poste Italiane, diciamo, per il trasporto di materiali, per la spedizione di pacchi. Quindi immaginando comunque che competenze che possiamo sviluppare sulla base di capacità che noi intendo le forze armate, hanno messo a punto per le loro competenze, possano essere messe a 360 gradi in funzione della crescita dell'innovazione in questo paese. A Genova esiste da molti anni un festival molto interessante, si chiama Festival della Scienza, rivolto soprattutto ai bambini e agli adolescenti, poi ci possono andare, poi ci sono anche conferenze per adulti e giovani, però è partecipatissimo soprattutto dai ragazzini e alle ragazzine più giovani, ci vanno moltissime famiglie. E quest'anno abbiamo, già negli ultimi anni avevamo incrementato la presenza delle capacità che venivano anche delle forze armate, quest'anno sono andata a visitarlo e in questo Festival della Scienza erano presenti, ovviamente con il collegamento con il tema del festival, quindi con il tema dell'innovazione della scienza, però una serie di capacità che mettevano in evidenza che cosa sanno fare le forze armate rispetto a quel tema. Per esempio c'era un simulatore delle frecce tricolore che, come potete immaginare, era l'elemento più richiesto, quello dove c'era la fila più lunga, perché era anche molto divertente. Però c'era anche una nave della Marina che attraverso un palombaro dimostrava come ad esempio gli ordigni inesplosi potevano essere recuperati, c'erano i carabinieri che con la scena del crimine e il metal detector facevano vedere come si potevano rilevare gli elementi sui quali indagare. C'era una stazione dell'aeronautica, che era un macchinario che noi abbiamo, che l'aeronautica ha, e che noi portiamo nei teatri perché è capace dall'umidità dell'aria trasformarla in acqua potabile, e laddove noi dobbiamo arrivare a un punto dove questa non c'è, è uno strumento che diventa importante. Mi ricordo che c'erano istruttori dell'esercito che insegnavano su delle simulatori in moto, diciamo, l'educazione stradale per quello che riguarda l'insegnamento che noi facciamo agli autisti. In qualche modo a 360 gradi una serie di capacità dove dimostriamo, in quel caso, diciamo, elementi di scienza. C'era per esempio anche la spiegazione di come interveniamo laddove ci sono dei rischi chimici, tutto utilizzato e dimostrato attraverso, perché ci fosse un laboratorio per i ragazzi. Questa parte che lì abbiamo sviluppato in modo comunicativo perché l'evento era quello, era come trasmettere la scienza, in realtà noi l'abbiamo anche in attività che diventano fondamentali per la vita del nostro paese, e questo elemento io lo vorrei espandere sempre di più. A Pratica di Mare l'aeronautica ha un laboratorio chimico per analizzare i materiali laddove ci sia stato un urto particolare per i nostri aerei. È un laboratorio molto specializzato, tanto che viene utilizzato dalla Ferrari, oltre che dalla magistratura quando deve fare, diciamo, delle analisi particolari dei materiali, quando devono capire, diciamo, sulla base dell'analisi del materiale, perché quell'urto, cos'è stato e quali sono state le cause. Il servizio di meteorologia, voi sapete che lo abbiamo come aeronautico e viene messo a disposizione, ma questo è tradizionale, ma ad esempio un laboratorio come quello che vi ho raccontato non tutti sanno che esiste, non lo sapevo neppure io, l'ho scoperto andando a visitare Pratica di Mare.
Allora, quello che io sto cercando di fare rispetto a tutte queste capacità è dire alle forze armate, ovviamente noi le mettiamo a punto per quello che servono a noi, ma le dobbiamo, dato che noi siamo una risorsa del paese, ma anche abbiamo bisogno di risorse, nel senso che le forze armate hanno un bilancio importante, allora tutto questo investimento che viene fatto su di noi, noi lo dobbiamo restituire al più possibile mettendo a disposizione le cose che sappiamo fare anche per la crescita industriale di questo paese. Io ho fatto soltanto degli esempi un po' più curiosi, perché poi per quanto riguarda dall'industria aerospaziale alla cantieristica marittima, un pezzo fondamentale dell'industria italiana parte anche da quella che è un'industria per la difesa e diventa poi un'industria attuale. Io credo che già noi oggi dovremmo trasformare questo elemento, cioè in genere nella storia dell'industria italiana noi abbiamo sviluppato delle apparecchiature per la difesa che poi sono diventate utili anche per altre funzioni. Quello che sta avvenendo in alcune innovazioni, prima si è citato lo smartphone con un bel intervento sulla politica che dovrebbe un po' abbandonare il smartphone, lo sottoscrivo con l'intervento, però ad esempio nelle telecomunicazioni è partita la difesa, ma poi è andata così veloce l'industria civile che noi non abbiamo più bisogno di produrre per la difesa, diciamo, applicazioni specifiche, anzi possiamo utilizzare molte di quelle che sono in commercio. Allora oggi in realtà quello che dovremmo modificare è, rispetto a tutte le esigenze, ed è l'esempio che vi ho fatto prima del drone dell'appiaggio, dell'aereo a pilotaggio remoto, noi non stiamo pensando solo per le funzioni della difesa, ma stiamo già pensando a tutto quello a cui può servire, non soltanto per la difesa. Intanto per lo Stato, ma poi anche per quello che possono essere usi invece fatti da privati o da altri civili. Questo credo che sarebbe un'innovazione importante, perché riprende la capacità innovativa che dalla difesa comunque è partita per poi sviluppare capacità industria, e però la riprogramma e la riprogetta pensando già dall'inizio che tu devi immaginare il più possibile, è chiaro che ci sono alcune cose che servono alla difesa e basta, ma il più possibile invece all'utilizzo uguale, dal satellitare alla cyber security a quello che possono essere tutta una serie di novità di cui abbiamo bisogno, non li devi pensare esclusivamente in una funzione di difesa, serviranno anche alla difesa, ma sempre di più serviranno a 360 gradi a quelli che sono i bisogni di tutto, di tutta la realtà, di tutti i cittadini, delle diverse entità dello Stato. È stata una bella rivoluzione che stiamo facendo, appunto, in un tempo anche abbastanza ridotto. Devo dire che ho trovato, dopo alcune resistenze iniziali, molto entusiasmo e disponibilità per andare avanti in queste cose, nonostante, e qua arrivo al tema che mi ha dato un po' di più Alessio, nonostante il periodo che abbiamo vissuto da un punto di vista di esigenze di difesa e sicurezza è stato uno dei periodi più difficili degli ultimi tempi, e quindi diciamo il cosiddetto rimprovero, sarebbe stato bene avere più presenti anche sui temi dell'immobiliare o altri temi. Beh, devo dirvi che per quanto possibile ci sono stata, ma in questi anni il tema del terrorismo internazionale, il tema diciamo dei rischi che abbiamo gestito e su cui stiamo lavorando soprattutto per la prevenzione in patria, ci mancherebbe altro, ma anche con molto impegno delle nostre missioni internazionali in Iraq, in Libia, oggi ci siamo con l'ospedale, continuiamo in Libano, in Afghanistan e nei Balcani, ha avuto come impegno delle forze armate nella funzione propria, cioè nella funzione difesa e sicurezza, anni molto, molto importanti. Ma insieme a questo, voi sapete che, lo avete letto sui giornali, oggi le forze armate non sono impegnate solo all'estero, sono impegnate anche più di 7.000 in patria, perché in un momento in cui c'è particolarmente bisogno di vigilanza è giusto che polizia e carabinieri si dedichino soprattutto all'attività investigativa e con le forze armate si possa fare vigilanza nei luoghi dove possono esserci pericoli e sicurezze. Così come siamo presenti massicciamente con molte capacità laddove purtroppo ci sono state delle emergenze come quella del terremoto. È chiaro che tu, quando metti a punto una capacità, per esempio come il genio militare, che tu hai, perché se devi arrivare nella zona
dove devi costruire da zero un accampamento, devi avere la capacità di fare tutto, sai fare il ponte, sai diciamo, mettere in sicurezza le strade. Da questo punto di vista sono capacità che noi non dobbiamo tenere in caserma, che tutte le volte in cui c'è bisogno dobbiamo usare il più possibile, coordinate dalla protezione civile, perché giusto che ciascuno faccia il suo, ma mettendo a disposizione tutto quello che abbiamo. Tornando al periodo che stiamo vivendo, a me ha colpito molto, in un'esperienza che ho fatto in un centro sulla cyber security di un paese arabo, l'analisi che stavano facendo di tutti i video prodotti dall'ISIS. Voi fortunatamente, e neanche io fortunatamente a parte quel momento, ne avete visti solo alcuni, quelli dell'inizio, poi fortunatamente le TV hanno deciso di non mandarli più in onda, e anche la rete, poi in alcune parti della rete si trovano, però sono più nascosti, meno alla portata di tutti, fortunatamente. Lì invece, insieme a tutta una serie di altre capacità di analisi che stavano mettendo in campo proprio per analizzare il messaggio dei terroristi e dell'ISIS, c'era una sala dove venivano analizzati parallelamente tutti i video dell'orrore fatti con tutti i maxi schermi. È stata una di quelle esperienze da far accapponare la pelle. E mi spiegavano che questi giovani che stanno facendo l'analisi di queste immagini hanno bisogno di supporto psicologico, perché voi potete immaginare, insomma, vedere queste immagini tutto il giorno, che cosa può voler dire. Quello che è evidente è che loro hanno costruito questi filmati con una capacità tecnica altissima, come se fossero davvero degli studio televisivi, e quindi sicuramente hanno potuto utilizzare degli esperti ad alto livello, costruendo proprio come la scena di un film. Se voi, uno di quelli che si sono visti, dove era già evidente questo, è quando hanno bruciato vivo il pilota Giordano. Vi ricordate, no? Era costruito come la scena di un film, con tutti coloro che inneggiavano alla morte a contorno, con una scena terribile, eppure una scena, non questa, un'altra. Per esempio l'hanno analizzata i nostri militari, quelli che si occupano della comunicazione. Noi abbiamo un reggimento che si occupa nello specifico della comunicazione, che è a Pesaro. Loro mi avevano fatto vedere come, ad esempio, il video, anche questo l'avevate visto perché era passato sui telegiornali, il video in cui portano 20 egiziani copti sulle spiagge di Sirte, poi li decapitano fronte al mare, è un video che ha avuto migliaia e migliaia e migliaia di like e moltissime condivisioni. È terribile tutto questo. E ci dobbiamo fare delle domande, perché un video come quello a noi fa solo orrore, eppure ha suscitato invece un proselitismo, per alcuni magari semplicemente del mi piace, della condivisione, per altri sappiamo che attraverso quel tipo di, l'utilizzo del web fatto in quel modo, attraverso quel tipo di immagine di orrore vincente, loro sono riusciti a fare il proselitismo anche in Europa, e fortunatamente in Italia, diciamo, proseguono le indagini e siamo riusciti a bloccare tutta una serie di possibili futuri, diciamo, fondamentalisti, ma in altre nazioni, non possiamo dimenticare proprio oggi il Bataclan, per esempio, ma abbiamo avuto dei crimini orribili che purtroppo proprio, non dico neanche in una nazione a mio confinante, perché penso che Parigi ormai la possiamo considerare, cioè i giovani oggi vivono Parigi come una loro capitale, non è che siamo di siamo una nostra città. Quindi da questo punto di vista noi è fondamentale lavorare con i paesi arabi, perché capire che contronarrazione tu devi fare, non lo puoi pensare soltanto col pensiero occidentale, hai bisogno di pensarlo anche dal punto di vista del pensiero islamico, quindi farti aiutare. Ma la domanda che lascio però aperta, perché non ho una risposta, la domanda su come uno strumento così potente noi dovremmo andare in qualche modo a regolarlo, io penso ce la dobbiamo fare. Per quello che degli interventi, chi ha parlato di innovazione in politica,
quando dice dimentichiamo lo smartphone, dice una cosa importante: non ho mai creduto che la politica si possa fare soltanto, la rete può essere uno strumento che aiuta, diffondi un evento su Facebook, ma poi o parli con le persone o hai le relazioni, oppure non fai politica e non fai neanche realtà. E un movimento che invece utilizza quasi esclusivamente quello, come il 5 Stelle, sta dimostrando, a mio giudizio, tutta la propria disumanità, non solo lo scollamento dalla realtà, ma anche proprio elementi di disumanità, perché io trovo, diciamo, nel loro odio nei confronti di tutti coloro che non sono loro anche degli elementi davvero di disumanità. Quando Matteo Renzi, che sapete quanto ha utilizzato, cioè Matteo è sempre uno smartphone con il telefonino, quanto ha utilizzato anche, diciamo, nella sua ascesa politica i nuovi strumenti, è stato anche uno degli elementi che lo ha reso nuovo e diverso rispetto a quelli che venivano prima, oggi sta dicendo: sono preoccupato dalla cattiveria che esce dal web, sono preoccupato da quello che sta venendo fuori, da come stiamo trasformando il mondo attraverso, purtroppo, diciamo, questi messaggi, che comunque sono sempre messaggi di aggressione, di codardia, perché io ti attacco, ti colpisco ma non ci metto la faccia, ma che tutto questo sta creando, diciamo, sta mettendo dei germi, sta avvelenando il nostro mondo e la nostra qualità delle relazioni. Quindi è qualcosa a cui non dobbiamo dobbiamo fare attenzione e capire anche che tipo di risposta dare. Io ricordo quando avevamo cominciato a parlare della TV commerciale, io sono molto più anziana di voi, non posso ricordare, e dove vedevamo tutti i rischi di perdita in qualche modo valoriale, ma poi non abbiamo proposto un'altra narrazione. Allora, tornando ai miei temi, ovviamente ho toccato la politica, perché secondo me anche sulla politica noi questa domanda ce la dobbiamo fare. Cioè non, e non credo sia solo rispondere botta su botta allo stesso modo in cui fanno i 5 Stelle. Credo che dobbiamo provare, diciamo, a dare risposte altre. Io credo che iniziative come queste siano già risposte altre, non è che non stiamo facendo nulla, però ecco, credo che poi propagare, essere capaci di raccontare, far sì che iniziative come queste diventino le cose di cui si parla, no? E non la cattiveria e la manganellata data sul web, credo che potrebbe essere importante. Pensate quanto questo è importante sul discorso del terrorismo fondamentalista islamico, perché sulla parte della sconfitta militare in Iraq siamo molto vicini. Sapete che è iniziata la ripresa di Mosul, quando Mosul sarà finalmente riconquistata, di fatto una parte importante del califfato, tra l'altro la città dove il califfo ha dichiarato dovesse nascere lo stato dell'ISIS, di fatto recuperata quella immessa, il colpo sarà un colpo fortissimo, e dopo quella Raqqa in qualche modo tu puoi dire che hai finito quella che è stata la specificità di questo terrorismo, cioè un terrorismo che si fa stato. Ma non finisce il pericolo terrorista, non finisce non solo per i quali parte, ma anche perché tutti quei germi di veleno che sono stati via via, diciamo, seminati in questi anni attraverso una narrazione terribile, ma che pure ha portato invece giovani a seguire questa cultura dell'odio e dell'orrore. Allora noi avremo bisogno, e sappiamo quanto il web è stato importante per costruire questo terrorismo, allora noi avremo bisogno su questo, anche per questo, quanto riguarda questo tema, di riuscire a ribaltare non solo una contronarrazione, ma anche come rendere impossibile, come fare in modo che il web non possa essere quello strumento attraverso cui costruisci morte e violenza. Questo io credo che sarà la sfida che dobbiamo darci per i prossimi anni, altrimenti i veleni su cui dovremo lavorare diventeranno così forti che rischieranno di uccidere tutto quella, non tutta, ma insomma quella felicità che veniva evocata nell'elemento dello stare insieme nell'altro intervento che ho ascoltato. Grazie. Anche io per rispondere alle domande adesso a fare. Io faccio. Ok. Allora chi è il primo? La prima domanda? Fede? Buonasera a tutti, buonasera Ministra.
Dunque, viste le recenti elezioni di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America, e visto e considerato anche quanto disse sull'intervento degli Stati Uniti a tutela di un membro dell'Alleanza Atlantica subordinato dal contributo degli Stati Europei, le chiedo qual è adesso la percezione e il ruolo dei sistemi di difesa europei all'interno dell'Alleanza Atlantica e se ne escono indeboliti rispetto alle elezioni di Trump, e soprattutto se non è il caso di agire più celermente sull'integrazione delle forze armate europee al fine di difendersi da eventuali cambi di atteggiamento della politica americana. La ringrazio. Grazie. Beh, certamente all'interno della NATO il peso degli Stati Uniti dal punto di vista degli investimenti per quello che riguarda il tema di difesa è un peso molto importante. Io non credo che gli Stati Uniti usciranno dalla NATO, cioè, al di là delle dichiarazioni della campagna elettorale, non credo che gli Stati Uniti usciranno dalla NATO, e tutto sommato non credo neanche che verranno dati messaggi molto diversi da quelli che abbiamo sentito in questi anni. Erano stati dati con molta più educazione di quelli delle parole che ha usato Trump in campagna elettorale, ma il messaggio anche da Obama e anche dalla Clinton in campagna elettorale che l'Europa deve comunque accollarsi propria fetta, diciamo, di difesa, cioè deve comunque immaginare di non essere sempre esclusivamente legata a quello che gli Stati Uniti possono mettere in atto, è un messaggio che era già arrivato. Come Italia noi siamo diciamo non particolarmente in ordine dal punto di vista di quanto PIL investiamo in difesa, però siamo fra quelli che contribuiscono di più alla sicurezza internazionale. Siamo il principale contributore delle missioni ONU, siamo il principale contributore delle missioni europee, siamo fra i primi contributori delle missioni NATO. Tra l'altro i nostri militari sono molto bravi, veramente molto bravi, cioè sono un motivo di orgoglio per questo paese e sanno operare con grande professionalità e grande umanità. Quindi, pur essendo l'Italia un paese che, come sapete, rispetto a Inghilterra, Francia, spende molto meno in termini di difesa, rispetto alla Germania non molto meno, solo che la Germania ha un PIL che è il doppio di quello dell'Italia e quindi a parità di risorse loro hanno il doppio del nostro. Ma complessivamente io dico siamo presenti e siamo importanti, cioè facciamo la nostra parte della sicurezza del mondo, nessuno può dire all'Italia non state facendo la vostra parte. Ma è certo che in un momento in cui tu hai avuto una crisi economica molto forte e la ripresa è più lenta di quello che noi ci saremmo aspettati, non è che si può immaginare che adesso ogni nazione possa investire in difesa il doppio di quello che investiva prima. Poi possiamo pensare di stabilizzare. E allora l'orizzonte non può che essere quello di integrare la difesa europea. Non è tanto parlare di esercito europeo, l'esercito europeo è bello dirlo, ma poi non vuol dire smantellare le forze armate che hanno. Perché questo adesso non è realistico, ma vuole dire però che tu puoi differenziare, cioè sia a livello europeo, negli anni in cui tu hai diminuito la spesa e tutti magari hanno chiuso le stesse capacità, adesso noi invece di immaginare che ognuno riproduca tutte le stesse, la stessa capacità marittima, la stessa capacità di sommergibili, la stessa capacità aerea, cioè questo è un modo di spendere sciocco. Molto più intelligente mantenendo un nucleo di difesa nazionale, perché non esiste ancora l'Europa unita, nessuno Stato oggi smantellerebbe completamente le proprie difese. Allora non si tratta di smantellarle, si tratta di integrarle. In questo modo tu, non spendendo di più, oppure spendendo poco di più, se in questo momento decidiamo che la sicurezza merita anche un investimento ulteriore, ma spenderesti in modo molto più intelligente, e quindi le risorse che l'Europa mette in difesa, pur essendo minori rispetto a quelle che complessivamente mette gli Stati Uniti, se gestite a livello condiviso avrebbero un impatto molto più positivo. Ma questo è un ragionamento economico. Io vi faccio un altro ragionamento più di obiettivi. Pensate al tema dell'Africa. Noi l'abbiamo proposto fortemente all'Europa con il Migration Compact, perché come nazione siamo stati quelli che hanno pagato di più in termini di immigrazione
dovuta alle crisi dopo le primavere arabe, siamo stati quelli che hanno avuto sulle nostre coste, perché siamo sul Mediterraneo centinaia di migliaia di persone che sono arrivate e abbiamo gestito da soli questo fenomeno. Ma il tema dell'immigrazione, di quella che è stata questa ondata migratoria, non lo risolvi, come dice Salvini, non lo risolvi dicendo facciamo un blocco navale. Basta parlare con i militari, avere un minimo di competenza di quello che è, diciamo, che cos'è un blocco navale, perché parlare con un militare per capire che non si può. Cioè, chi ha spiegato in un'intervista perché non si può fare il blocco navale è stato il capo di Stato Maggiore della Difesa, che ha detto: blocco navale è un atto di guerra che viene fatto contro uno Stato ostile. Se arrivano dei barconi pieni di persone che rischiano di annegare, qualsiasi nave, sia civile che militare, li salva. Quindi non. Cioè, in realtà se fai il blocco navale, in un certo senso, come dire, ne salvi di più. Noi ne abbiamo salvati moltissimi, ma è insensata come proposta. Allora, dire c'è l'invasione, non siete stati capaci di fermare l'invasione, è uno slogan che io capisco. Laddove ci sono anche dei disagi che possono essere vissuti, ci sono comunità nostre che hanno vissuto dei disagi, perché comunque un'immissione molto numerosa di immigrati può aver portato anche a degli squilibri in comunità locali, va compreso questo, non va sottovalutato. Però il dire basta volere si fermano, non è vero, va gestita. Per gestirla tu devi pensare a fare un progetto di ampio respiro. Devi pensare che all'Africa guardi immaginando di cooperare con i paesi, penso alla Nigeria, da dove partono moltissime persone, ma dove ha un governo con il quale tu puoi interloquire, pensando che tu li puoi aiutare lì, perché con quello che spendiamo, diciamo, nel momento in cui arrivano da noi, tu hai la possibilità di fare dei progetti, non con tutte le nazioni, ma con alcune sì. Ce ne sono altre dove tu puoi avere bisogno di dargli una mano per costruire un elemento di sicurezza. Tu puoi fare un progetto che tenga insieme cooperazione, sviluppo, elementi di sicurezza. E su questo l'Europa è perfetta. Non è la NATO, la NATO è un'alleanza militare, deve fare altro. Ma per costruire un progetto, l'Africa è davanti a noi. E l'Africa è un continente di grandi ricchezze, di grande potenzialità ed è il continente del futuro. Ma è il continente che ancora oggi vive tante tensioni e tante difficoltà e tante tragedie. Allora, noi ce l'avremo sempre davanti come Europa, perché non cambia la geografia, non è che possiamo spostarla. Quindi, o noi pensiamo di fermarla con le urla o con una cultura, anche perché Trump può dire costruisco il muro, ma Salvini nel Mediterraneo cosa costruisce? Non è un po' difficile, diciamo, immaginare, è un po' complicato. Allora, io dico all'Europa, questo che stiamo spingendo tanto anche sulla difesa comune, sulla difesa europea, cioè l'Europa come comunità, se la smette con gli egoismi, può costruire un progetto che diventa molto importante. E allora un progetto a 360 gradi, dove chi ha diritto, tu individui chi ha diritto, sconfiggi gli scafisti e lo individui lì, e allora consenti di venire, non facendo sfruttare a rete di criminali la sofferenza delle persone. Nello stesso tempo, per chi invece vorrebbe rimanere nel proprio paese ma non ha i mezzi di sostentamento, costruisci lì, insieme a dei governi che devi sostenere, delle possibilità dello sviluppo. Perché ripeto, il costo comunque, perché quando arrivano delle persone noi dobbiamo dare l'accoglienza, ovviamente esiste un costo, quindi noi abbiamo la possibilità di costruire un progetto per cui decidi chi ha diritto e chi no. Chi ha diritto deve poter venire senza usare la rete degli scafisti, ma con sistemi che devono essere civili. Per chi invece parte, perché il problema è un problema economico, tu puoi provare a costruire dei progetti lì insieme ai paesi a cui dare anche una mano economica per costruire questi progetti. Allora, in questo modo si può fare una programmazione che diventa sensata, che diventa una soluzione. Non è immediata, ma è a lungo termine, ma alcune cose sono abbastanza a termine più breve. Noi stiamo addestrando in questo momento la Guardia Costiera Libica. Se la Guardia Costiera Libica, diciamo, diventa incapace di guardare le proprie frontiere del mare e, diciamo, si mette a contrastare gli scafisti, perché poi bisogna mettere a posto molte cose, ovviamente non è semplicissimo, ma in quel momento tu hai la possibilità
di lavorare con una nazione anche facendo formazione, noi siamo disposti anche a dare dei pattugliatori in modo tale che possa esserci un controllo delle coste. È la stessa cosa che è stata fatta in Tunisia. In Tunisia c'è stato un momento in cui partivano moltissimi migranti. Abbiamo fatto un progetto, adesso con la Tunisia c'è un interscambio di persone a somma zero, nel senso tranquillo, vengono, chi può venire, chi non deve venire non viene, ma è gestita così come avevamo fatto con l'Albania a suo tempo, gestendo diciamo un processo in modo civile, senza immaginare diciamo, che esista anche solo una vita umana che non vale la pena di salvare, perché ogni vita umana è un tesoro e noi dobbiamo sempre pensare questo, ma nello stesso tempo anche gestendo un fenomeno in cui non è possibile che l'Italia possa contenere tutti coloro che dall'Africa diciamo, vivono un momento di disagio e vogliono venire in Europa. Quindi va gestito. E la proposta che noi abbiamo fatto del Migration Compact in Europa contiene queste cose. Dentro a queste proposte il tema della difesa collettiva diventa uno strumento che può offrire diversi stati. Abbiamo l'ultima domanda, forse la più attuale di tutte. Prego. Buonasera a tutti, buonasera signor Ministro. Marco Panieri, 26 anni, imprenditore e consigliere comunale. E la domanda che ho dato, grazie per il focus sul suo ministero, perché voglio dire, cioè, trasmesso a tutti un po' di passione soprattutto e di grandi risultati. E in vista del referendum le chiedo proprio che grado ha diciamo, l'innovazione del nostro paese e quali sono le possibilità per il paese, quello che sta facendo il governo. Già stamattina abbiamo visto molto, perché comunque l'industria 4.0, tanti risultati, però diciamo, in vista proprio di questo appuntamento lei cosa ci consiglia e cosa ci dà? Io riprendo la frase di un altro intervento che ho sentito, meno male che ne ho sentiti soltanto tre perché altrimenti no. Quando la prima imprenditrice che ho sentito, non ricordo il nome, ma un meraviglioso paio di pantaloni arancioni, posso dimenticare, che diceva la cosa nuova dell'industria 4.0 è che si smette di parlarne e finalmente degli strumenti ci sono. Io potrei riprodurre questa cosa per quello che riguarda il referendum, cioè l'innovazione di questo referendum, cioè l'innovazione portata da questo governo nel fare in modo che ci sia una riforma costituzionale e si possa votare un referendum, sta nel fatto che si è finito di parlarne e a questo punto si può decidere. Questa è la vera innovazione, perché dentro, vedete, non è la riforma costituzionale di Renzi e della Bosco. Non soltanto perché anche da un punto di vista cronologico chi ha chiesto diciamo, la mozione per fare le riforme costituzionali avviene sotto il governo Letta, e sotto il governo Letta c'è un lavoro dei saggi che mettono a fuoco tutta una serie di temi che sono quelli che vengono ripresi. Ma se vogliamo anche guardare un po' più indietro, vogliamo partire dall'Ulivo che viene sempre citato come anche dalla nostra minoranza che adesso vota no, come l'esempio a cui riferirsi. Nelle tesi dell'Ulivo noi troviamo scritto sicuramente il paritarismo paritario, diminuzione dei numeri parlamentari, una modalità che consente ai governi di essere stabili. Allora, senza tener conto che, vi ricordate, i tentativi dalla commissione Bozzi in poi, passando per quella di Lotti De Mita, passando per quella di D'Alema, passando per la riforma voluta di Berlusconi, che quella sì dava più poteri al Premier, e quindi quando oggi Berlusconi dice un uomo solo al comando, sulla riforma costituzionale che non tocca i poteri del Premier, viene da sorridere. Allora, in realtà è una riforma che ha tenuto conto di 30 anni di discussione, e in particolare delle ultime orientamenti non solo del centro-sinistra, perché in tutti i programmi che io vengo dai DS, in tutti i programmi io ricordo che c'era superamento di Camerino, Senato delle autonomie e eccetera eccetera, ma se voi andate a vedere i programmi di quasi tutti i partitini piccoli non li ho visti, ma di tutti i principali partiti per queste elezioni politiche ritroverete che cosa? Superamento del bicameralismo, diminuzione del numero dei parlamentari, governi che devono essere stabili, cioè di fatto i principi ispiratori che hanno fatto sì che poi hai declinato in nome queste cose. Qual è
l'innovazione fatta? Allora, l'innovazione fatta che dopo averne parlato, dopo aver fatto le commissioni di saggi, finalmente si è andato in Parlamento e si è votato. E si è votato per 6 volte. Allora, e si è votato, sapete, la prima volta la maggioranza era molto più ampia. Poi per motivi politici, dopo l'elezione di Mattarella, allora Forza Italia, che era d'accordo, che ha votato questa riforma, ha cominciato a votare. Quindi è chiaro che oggi, se noi guardiamo i volti di chi vota no, e forse ci farebbe un po' bene in questa campagna mettere tutti in fila e fare un bel manifesto, insomma, poi mettiamo Civati vicino a Gasparri, poi mettiamo Brunetta vicino a D'Alema, insomma, sarebbero anche delle belle coppie da creare rispetto a tutte quelle che potremmo mettere insieme, ma se noi mettiamo l'insieme dei voti di chi dice no, secondo me ci farebbe bene in queste ultime fasi della campagna elettorale. Il motivo è tutto politico, è perché adesso l'idea che comunque il governo possa avere una frenata, uno stop, può mettere in gioco quelli che per vari motivi in gioco non sono più, ma non stanno pensando al bene dell'Italia, perché ripeto, questa riforma potevamo anche non farla. Cioè, dal punto di vista del programma del governo Renzi, è Jobs Act, l'industria 4.0, il trasformare la difesa e farla diventare un elemento di risorse e innovazione, cioè sono queste, no, le cose che connotano maggiormente questo governo. Però era un impegno con questo paese, era un impegno col presidente Napolitano, che ha detto io accetto quello che tutti i partiti mi hanno chiesto, i candidati sono, se voi questa volta le riforme le fate. Perché siete, è venuto in Parlamento a darci, diciamo, delle scudisciate terribili con tutti i parlamentari, come una sorta di, diciamo, di liturgia della purificazione, che applaudivano, quanto più Napolitano ci diceva delle cose terribili, più c'era l'applauso forte, perché diceva siete dei parlamentari irresponsabili, perché tutta la legislatura scorsa avete promesso di fare queste riforme e non le avete fatte. Ah, di fronte a tutto questo, quando Renzi si è presentato in Parlamento, ovviamente ha messo come primo punto le riforme costituzionali, ma era un impegno che si era assunto, diciamo, con il Presidente, come se l'era assunto Letta nel tempo in cui Letta ha fatto il Presidente così. Quindi non è una cosa che stiamo facendo per il PD, non è una cosa che Renzi sta facendo per il governo Renzi, è una cosa che si sta facendo per l'Italia, perché se anche questa volta non ce la facciamo, l'idea che questo paese sia irriformabile è un'idea intanto che diamo a quelli che ci guardano dall'esterno. Voi sapete che il nostro paese ha grandi potenzialità ma ancora grandi fragilità, e quindi abbiamo bisogno, diciamo, della fiducia esterna, ma diventa un'idea che incameriamo noi, cioè noi italiani diventiamo un paese che non è capace di cambiare mai, ma di cambiare su quelle cose in cui ha detto di voler cambiare da anni. Questa è la cosa pazzesca, è la cosa terribile. Poi qualcuno dice sì, però l'articolo 70 poteva avere un po' meno parole, sì, però nel Senato delle autonomie la percentuale sì. Non è perfetta, non è perfetta la riforma. Non è perfetta anche perché è stata votata in Parlamento bisogna fare delle mediazioni, ci sono state 122 modifiche, ma anche forse se fosse stato il testo iniziale non sarebbe stata perfetta, non dico, è difficile, in una riforma in cui comunque cambia una serie di cose. Ma se ci sono delle cose non perfette, che però sono in particolare, si possono cambiare. Ma i fondamentali sono giusti, i fondamentali sono giusti e sono quelli che questo paese chiede da te. E chiunque racconti che dopo poco si fa lo stesso, soprattutto se è stato presidente di una bicamerale che ha dato a carte 48 dopo aver fatto un intervento, dice una cosa che non esiste. Con quale maggioranza il nuovo Parlamento, diciamo, fa una riforma? Con Cigrillo e Gasparri e Brunetta e Civati, cioè quale sarà la nuova, su quale modello, su quale idea? Quindi non è vero, non è vero, fermiamo adesso perché poi la facciamo e sarà semplice. Ma fermiamo adesso, rimane tutto com'è. Se uno è convinto che quello che è tutto com'è vada bene, allora può votare, ovviamente no. Ma dato che tutti quelli che ha
adesso dicono no. Io li ho sentiti con le mie orecchie dire che le cose così non funzionavano, che il sistema bisognava cambiare, che i tempi delle decisioni sono tempi ormai insopportabili, non solo per l'economia ma per i cittadini, perché per approvare una legge in Parlamento con il sistema del bicameralismo perfetto ci mette un tempo infinito. Allora, dato che ti hanno detto che non andava bene, se vogliamo cambiare l'unico modo è votare. E io mi auguro che davvero, diciamo, in questi ultimi 20 giorni, perché insomma ormai sono 20 giorni, ci possa essere da parte di chi di voi condivide questo pensiero il massimo di mobilitazione, perché tante persone non sono attente alla politica e non hanno chiaro che cosa può succedere dopo se davvero vince il no. Io sono davvero preoccupata per questo paese, ma non per il governo, per questo paese se vince il no. Per cui diamoci da fare. Io sono rimasto molto colpito dal suo intervento quando ha parlato della contronarrazione, che è quello che oggi abbiamo provato a fare con le foto di Francesco, che lavora una contronarrazione con immagini, che mi prova a dare la sua chiave di lettura così. Io le chiederei ancora un po' di pazienza per fare un po' di foto, perché sono tanti. Dobbiamo lasciare gli smartphone, però i selfie resistono. Resistono ancora. Quindi se ci dedica ancora 5 minuti di tempo, facciamo un po' di foto. E grazie veramente a tutti, la lista sarebbe lunga, non la faccio tutta, se no vi annoio. Ma grazie da Gianfranco, a Benedetta, a Davide, a Gabriele, un po' a tutti e grazie a lei. Grazie.